Ciao lettrici e lettori, benvenuti in un nuovo video, io sono Michela e oggi facciamo il wrap up delle letture di giugno. Letture di giugno fino intorno al 22-23 di giugno, perché dopodiché niente, non ho letto più causa lavoro, però insomma comunque ho letto un pochino. Però finalmente almeno vi porto un video dopo che ho dormito, finalmente, anche se non ho ancora ricominciato a leggere, ma cercherò di darmi da fare questo fine settimana, cioè per quando vedrete voi questo video, il fine settimana appena passato. Ma veniamo subito a noi, altrimenti come al solito faccio un video lunghissimo. Il primo libro letto a giugno è Bone Crier's Moon. Questa versione del libro che ho qui è la versione della Lee Joy, molto simile alla versione insomma in vendita, però un po' arricchita rispetto appunto alla versione che trovate su Amazon. Questo è un libro in lingua, spero che arrivi in Italia. Di questo libro trovate sul sito la recensione, che ve la metto comunque nelle schede giù nell'info box se siete curiosi di andarvi a vedere meglio com'è questo libro, insomma, se può far per voi. Di cosa parla questo libro? Questo è il primo libro di una trilogia, di una saga, è una young adult fantasy dove la costruzione del mondo magico è molto originale e convincente, un po' meno il resto. Racconta appunto di queste Bone Criers, che sono delle donne, delle traghettatrici, che traghettano appunto i morti nell'aldilà. Per diventare Bone Criers bisogna superare una serie di riti, di passaggi, che consistono nell'uccidere una serie di animali, prenderne le ossa e quindi acquisirne i poteri, e alla fine ammaliare un uomo, ucciderlo, quindi ammaliare un uomo che viene scelto dagli dèi, che è il vero amore della Bone Criers, e ucciderlo per poter poi diventare appunto una traghettatrice di anime. Noi incontriamo la protagonista del libro, Elysi, nel momento in cui lei sta finendo i riti di passaggio e incontra appunto il suo grande amore, il suo vero amore scelto dagli dèi, e deve ucciderlo. Peccato che il ragazzo che incontra è tutto intenzionato a uccidere lei, perché vuole vendicarsi della morte del padre, che è stato ucciso a sua volta da una Bone Criers. La mitologia dietro questo libro è molto molto interessante, comunque ve ne parlo meglio nella video recensione dedicata. Sono meno convincenti le parti che riguardano gli umani, insomma la realtà semplice, nuda e cruda, che è quella di Sebastian, del protagonista maschile appunto della saga. Lì è decisamente meno convincente. Sicuramente è un libro che ho apprezzato e che non vedo l'ora di leggere il seguito, quantomeno per il finale scoppiettante. Decisamente è un libro che inizia molto piano e si va e va a salire verso il finale, ed ha un ottimo finale che lascia sicuramente la voglia di leggere il 2. L'edizione che ho io è spettacolare, guardate che bella all'interno, con la fanart nella sovraccoperta, ad ogni modo a circa 450 pagine. Ve lo metto comunque giù nell'info box il link di Amazon se siete curiosi di andarvelo a vedere. È in inglese, un inglese tra l'intermedio e il semplice, non complicatissimo, se non forse un po' più complicato nelle scene di battaglia, ma insomma abbastanza scorrevole. Altra lettura fatta a giugno, io l'ho fatta in ebook quindi non ce l'ho fisicamente, vi metto la cover qui, è La moglie del califfo. Io ho fatto questa lettura in previsione dell'arrivo della Dreamer Whale, che avete visto la settimana scorsa sull'unboxing del sito, perché sapevo che alcuni degli item all'interno della box erano ispirati a questa saga, che è una dilogia di René Adir. E quindi mi sono letta il primo libro, il secondo devo ancora recuperarlo. Tutto c'è da dire, come ho detto anche nell'unboxing della Dreamer Whale, che il titolo in italiano è orrendo. Il titolo originale, The Wrath and the Dawn, è molto più bello del nostro. Hanno tradotto questo titolo con un titolo da bancarella, io la chiamo, da edicola, da libro da edicola, che non rende merito assolutamente al libro, ed era il motivo perché io non l'avevo letto mai finora, perché con un titolo del genere ho detto vabbè, sarà un libretto così da poco conto. Invece il libro merita, perché è un retelling delle Mille e Una Notte, dove abbiamo la protagonista Shahrazad che va e sposa al califfo, e sa perché il califfo ogni giorno sposa una donna e la mattina successiva la uccide, sa che dovrà morire la mattina successiva, e quindi per evitare la morte
comincia a raccontare al califfo una storia che lascerà ovviamente a metà, sperando appunto di aver salva la vita. Detta così è molto semplice, in realtà c'è molto altro da scoprire, scopriremo soprattutto dalle prime pagine che Shahrazad ha scelto spontaneamente di andare sposa al califfo, e quindi c'è da scoprire il perché e come può sopravvivere appunto a tanta crudeltà. E poi insomma c'è tanto altro da raccontarvi, ma non vi dico perché sarebbe spoiler. Il libro è molto carino, ha sicuramente molto di intrattenimento, non vi aspettate un libro colossale, ma è molto molto carino. Io assolutamente lo consiglio per gli amanti delle favole e per gli amanti dei retelling, ma anche per gli amanti delle ambientazioni arabeggianti, assolutamente sì. È in realtà un libro che ha un finale, seppur aperto ovviamente per aprire il passo al libro successivo, che però può anche essere letto a sé stante. Io sicuramente leggerò il 2, anche se del 2 ho letto le recensioni molto negative, però a questo punto insomma voglio sapere come finisce, anche perché è una trilogia, quindi letto il 2 siamo alla chiusura della saga, quindi sicuramente me lo leggerò. Vi posso dire che il primo ha una scrittura, quella di René Adier, molto, molto leggera, molto veloce, scorrevole e molto piacevole da leggere, per cui il libro è sempre molto leggero e non risulta mai pesante. Poi insomma con questa ambientazione favolistica è molto carino, non risulta pesante neanche quando Shahrazad racconta le storie, che di solito insomma i racconti nei racconti sono un po' più pesanti da leggere nei libri. Invece devo dire che in questo caso la scrittura di René Adier rende tutto molto piacevole, quindi è sicuramente un libro che consiglio per gli amanti appunto del retelling delle favole. Altra cosa letta a giugno, che è sicuramente finora il miglior libro di quest'anno letto, ma ormai l'avrete capito, lo sapete, perché si parla di nuovo della Bardugo, ed è La nonna casa. Di questo ne ho parlato e riparlato, quindi non ne parlerò molto, vi metto comunque sopra nelle schede, giù nell'info box, la video recensione a questo libro, che è un libro che è meraviglioso. Io sono, per chi è nuovo su questo canale, io sono una grande amante della Bardugo, quindi tutto quello che scrive per me è meraviglioso, sono di parte. In particolare questo libro è sicuramente finora il libro della Bardugo che ho preferito. C'è da dire che non è un libro per tutti, perché viene presentato come un libro adult fantasy, però in realtà ha molto horror, molto mystery, ha tanti elementi insieme, ma soprattutto tratta argomenti molto delicati e lo fa in maniera molto schietta, molto diretta, perché racconta appunto della violenza sessuale sui minori, della dipendenza da droghe, ma anche scene molto più splatter nude e crude, cioè di gente con le ferite aperte. Insomma, non è un libro per tutti, quindi io ve lo consiglio cioè se siete pronti ad affrontare tematiche di questo genere. Ad ogni modo, se siete curiosi di andarvi a vedere la video recensione, vi ripeto, ve l'ho messa nelle schede e nell'info box, se volete andarvela a recuperare per capire se è il libro per voi. Se potete affrontare tematiche di questo tipo, è un libro meraviglioso. È il primo di una saga di cui non sappiamo ancora bene quanti saranno, perché inizialmente dovevano essere 5, dopo che Netflix ha acquisito i diritti probabilmente potrebbero essere 3. Non è sicuro, non abbiamo ancora notizie certe, però non vedo l'ora di vederlo anche sullo schermo, non vedo l'ora soprattutto di leggere il seguito. È un libro che ho assolutamente adorato, meraviglioso, però ecco, ve lo consiglio con le dovute premesse, cioè se siete pronti a leggere questo tipo di tematiche. Altra lettura di giugno è Dreams, anche di questo ve ne ho parlato, è una graphic novel, una raccolta di fumetti di Francesca Da Sacco, scritti e illustrati da lei, che tratta appunto tematiche, lei tratta sempre tematiche che hanno a che fare con le paure più profonde dell'essere umano, con i nostri istinti più profondi. È una raccolta molto interessante, molto che tocca nel profondo, è molto veloce da leggere, molto scorrevole, perché sono 125 pagine e poi ecco, questo è il genere di disegni che troviamo all'interno, quindi molto semplici, e questi disegni così quasi fanciulleschi invece accompagnano delle storie molto profonde, molto intime, quindi è sicuramente per gli amanti di questo genere di letture una lettura che non consiglio, straconsiglio.
Altro fumetto letto sempre a giugno ed è una meraviglia è questo splendore qua. Di questo non ho fatto la video recensione e quindi ve ne parlo un po' meglio adesso. Che cos'è? Innanzitutto è la versione inglese. Io non sono riuscita a capire, a trovare una versione italiana. Se fosse uscito me lo sono perso e voi lo sapete, scrivetemelo sotto nell'info box. Comunque io ho recuperato questa che è la versione americana, l'ho pagato un po' perché l'ho pagato intorno alle 17 euro, sta su intorno ai 18 dollari americani. Non sono tantissime pagine, ma è un capolavoro. Innanzitutto è scritto da Neil Gaiman, per cui insomma, per chi conosce quest'autore e ama quest'autore, insomma, la grandezza di Neil Gaiman assolutamente qua c'è tutta. Poi è il retelling di Biancaneve in versione dark, dove Biancaneve è cattiva essenzialmente, quindi io ovviamente non potevo farmelo mancare. È illustrato in maniera egregia da Colin Doran. Sono delle illustrazioni più che delle tavole a fumetto, ma è meraviglioso. Andiamolo a vedere. Questa è la cover. Questa. Oddio, si metterà a fuoco la spina. E qui abbiamo il retro. Vi mostro anche qualcosa dell'interno, perché le illustrazioni interne all'interno sono meravigliose. Questo è il genere di disegno. Sono più pagine illustrate che pagine di fumetto vere e proprie. Ecco qua. Sono una più bella delle altre, veramente spettacolari. È un lavoro di fino, di dettagli meraviglioso, ma anche e soprattutto nella composizione delle pagine. La Doran riesce a comporre in maniera egregia le vignette le une nelle altre per rendere il racconto veramente ogni immagine legata all'altra in maniera magistrale, meraviglioso. Ho amato ogni disegno dal primo all'ultimo, comprese le colorazioni, che sono splendide, tutte in linea insomma con la storia, meravigliose. Ho apprezzato allo stesso modo anche la storia, perché è un retelling veramente originale, non noioso. Qualcosa che io ho letto tanti retelling di Biancaneve, ma finalmente qualcosa di davvero originale, dove la storia ci viene raccontata dalla strega, che è questa che vedete in copertina, e viene raccontato dal suo punto di vista, e quindi ovviamente Biancaneve è cattiva. E non vi dirò molto perché ovviamente sarebbe spoiler, però insomma ricalca fedelmente l'andamento della favola originale, però con queste inversioni di ruoli in cui, ma neanche inversioni di ruoli, perché sì, Biancaneve è cattiva, però la regina non è buona. O meglio, le sue azioni sono tutte conseguenze delle azioni di Biancaneve, quindi non è buona, ma non è neanche deboluccia che sta lì ad aspettare che quell'altra insomma faccia quel che deve. È sicuramente una storia che ho apprezzato tantissimo, è uno dei migliori retelling di Biancaneve che ho letto in assoluto, e poi accompagnata da queste illustrazioni che sono meravigliose. Alla fine del volume, giusto per arricchire un volume che già secondo me è veramente ricco, ci sono tutto lo studio delle pagine, delle tavole per la realizzazione appunto del volume. Sono un arricchimento splendido appunto al volume stesso. Meraviglioso, un volume veramente meraviglioso. È in inglese, però è un fumetto per cui non è complicatissimo da leggere, non ha neanche un inglese troppo semplice, insomma comunque è Gaiman. Però, ripeto, è un fumetto, non è un libro per cui, insomma, è abbastanza, come vedete, è abbastanza semplice da leggere. Devo dire per onor di cronaca che ci sono scene abbastanza cruente e anche scene un po' più leggerine tra i protagonisti, quindi insomma, se avete intenzione di leggerlo, fatelo con la consapevolezza appunto che non è affatto un fumetto per giovani, assolutamente no, proprio per le scene violente e di sesso è sicuramente un fumetto adatto ai più adulti. Altra lettura fatta a giugno ho spaziato un po' sui generi e ho letto Il sesso inutile della Fallaci. Questo è un libro in realtà del 61, stampato e ristampato negli anni. In questa versione qui, questa è la versione ristampata a dicembre del 2019, quindi uscito da poco,
ovviamente la ristampa del volume classico della Fallaci. In questo caso c'è una prefazione di Giovanna Botteri. Io questo libro in realtà non l'avevo mai letto finora, e visto che, per questo non è mio, me l'hanno prestato, visto che mia madre ce l'aveva in casa, ho detto va, leggiamolo. È in realtà una lettura molto leggera, perché sono 200 pagine ma molto scorrevoli, una lettura veramente scorrevole. È il racconto che la Fallaci fa del suo viaggio fatto appunto negli anni 60, all'inizio degli anni 60, in giro per il mondo per conoscere la condizione femminile. Ovviamente è uno scorcio che noi vediamo del passato, cioè una visione con gli occhi di una donna sicuramente molto aperta per l'epoca, ma comunque una donna degli anni 60 in una civiltà, in una società degli anni 60. Quindi è una lettura che va fatta con la consapevolezza che non è un libro di oggigiorno, ma un libro appunto che ci permette uno scorcio su quegli anni, e quindi anche tutte le situazioni che la Fallaci incontra vengono filtrate appunto dalla sua mentalità di donna degli anni 60, della cultura occidentale. È sicuramente una lettura interessante per andare a scoprire maggiormente quello che fu l'Italia, le donne, ma in generale tutta la condizione mondiale delle donne in quegli anni. Sicuramente è una condizione molto diversa rispetto a quella di oggi, ma una lettura davvero interessante. C'è da dire che la prefazione della Botteri è meravigliosa, arricchisce tantissimo secondo me il volume, perché gli dà un tocco con una visione più moderna, ci permette di decifrare meglio la visione della Fallaci. L'unico neo, secondo me, andava messa alla fine, fa troppo spoiler detta all'inizio, e sarebbe stato meglio, più opportuno, metterla alla fine. Quindi se avete intenzione di approcciarvi al libro, io vi consiglio di leggerlo dopo, di leggervi la prefazione dopo. Sicuramente è una prefazione che arricchisce tantissimo il volume, soprattutto se letto da una persona contemporanea. È vero, ci sono cose che nella vita non cambiano mai, nella società non cambiano mai, però ci sono anche tante cose che invece negli anni, grazie a Dio, sono cambiate, e quindi la visione della Botteri, la prefazione della Botteri ci permette di decifrare meglio il libro della Fallaci. Sicuramente è una lettura interessante appunto per andare a scoprire meglio quegli anni, e anche per me, per conoscere meglio la Fallaci, che insomma molte sue cose io non le ho ancora lette, e quindi sono andata a recuperarmi questo. Altro libro letto a giugno, che è stata una lettura velocissima, e ve lo metto qui perché io l'ho letto in ebook, è la saga di Gilgamesh. Che cos'è? In realtà è il poema epico più antico mai arrivato a noi. Io credevo di averlo letto in età scolastica. Andando a riprendere alcune parti mi è sembrato assolutamente di non averlo letto, comunque forse di non averlo capito allora, e quindi me lo sono andata a riprendere. Vi devo dire che esiste anche una versione gratuita che trovate online, se riesco ve la metto giù nell'info box, per potervi leggere questa saga, che è sicuramente un pezzo di storia dell'umanità, perché ripeto, è il primo poema che è arrivato fino a noi. Ha praticamente 4500 anni questa storia, ed è fantastica, è una lettura meravigliosa, ma intrattenuto tantissimo. Racconta di questo re Gilgamesh, che è non solo re ma anche un eroe, viene visto come un eroe, che agli occhi di noi moderni sarebbe molto antieroe, perché insomma non è che proprio sia una figura tanto leggiata, anzi, infatti lui è re di Uruk, ma la gente è stufa un po' delle sue scorribande e del suo atteggiamento, e quindi fa in modo tale da richiamare Enkidu, che è questo uomo della giungla, e di civilizzarlo mandandogli una prostituta che praticamente passerà con lui 7 giorni e 7 notti, e poi facendolo mangiare appunto cibo lavorato, e quindi non allo stato brado, non in maniera selvaggia. E Enkidu si civilizzerà e arriverà da Gilgamesh per attenuare la grande potenza di Gilgamesh. Noi, il primo incontro che abbiamo tra Enkidu e Gilgamesh sta praticamente per consumare lo Ius Primae Nocti, cioè passare la prima notte di nozze con una delle sue suddite che si è appena sposata con un altro. Quindi insomma, Gilgamesh non è proprio l'eroe in senso moderno del termine, ovviamente.
il volume continuo, appunto, innanzitutto basandosi soprattutto sull'amicizia di Enkidu e Gilgamesh, che io ve lo dico subito, cioè si shippano come se non ci fosse un domani, cioè, perlomeno nella versione che ho letto io, si parla, Enkidu all'inizio dice, vabbè, lo amerai, e quindi, insomma, la ship parte subito, subito, prima di subito, nel rapporto tra i due, e andiamo a leggere poi le vicende, le avventure che i due avranno insieme, fino alla morte di Enkidu, alla quale Gilgamesh reagisce veramente male, soprattutto perché si rende conto che, malgrado sia un eroe potentissimo con una forza immane, anche lui prima o poi dovrà morire. Quindi l'altra metà della saga, del poema, continua con Gilgamesh che cerca la fonte dell'immortalità. Ovviamente, essendo umano, dovrà capire piano piano che non può avere questa fonte di immortalità, ma il suo personaggio evolve e si farà una ragione del fatto che prima o poi andrà a morire pure lui. Insomma, è una saga splendida, veramente bella da leggere, è in versi, quindi insomma non è una lettura semplicissima, ma è una lettura veloce, sono praticamente 90 pagine scritte in versi, per cui veramente una lettura che si fa in 2 ore, ed è bellissima, è sicuramente coinvolgente, se non per altro per il rapporto tra Enkidu e Gilgamesh. Certo, ragazzi, va vista con gli occhi di una abitante di Uruk della Babilonia di 4.000 anni fa, non con una visione moderna degli eroi e delle saghe, ovviamente, però è una lettura splendida. A me la passione per la lettura me la danno proprio queste, me l'hanno sempre data queste cose così antiche, i poemi nordici e tutta questa letteratura mitologica che ci viene dal passato e che io adoro. Quindi ho recuperato questa saga di Gilgamesh, se avete voglia leggetevela, se l'avete letta ditemi i vostri pareri sotto e ditemi soprattutto se state shippando Enkidu con Gilgamesh, perché per me è la ship dell'anno, c'è niente da fare. Comunque sicuramente è una lettura che consiglio a chi ha voglia di leggere questo genere, ovviamente in versi, ovviamente una scrittura d'epoca, datata, quindi insomma con tutti i suoi se e se, ma per chi ha voglia invece di letture molto contemporanee, però sicuramente una lettura meravigliosa, è una lettura che io ho assolutamente adorato, ma proprio elettrizzato nella lettura stessa. Ultima lettura fatta, mini lettura, fatta a giugno, ma di cui voglio parlarvi, è questo, Land of Lustros. Questa è la preview gratuita che davano in fumetteria, l'ho letto perché è uscito da poco il cofanetto del primo numero, che era bellissimo, perché è un cofanetto, all'interno del volume ha due sovraccoperte, le sovraccoperte sono luminose, insomma hanno delle parti glitterate, cioè una versione meravigliosa, e quindi io ero molto propensa a prendermi questo volume, quindi ho detto vabbè, leggiamoci la preview gratuita. E meno male che l'ho fatto, cioè vabbè ragazzi, io no. Allora, se voi avete letto il volume e l'avete capito, scrivetemi sotto nell'info box, ma che cos'è? Allora, l'idea di base è molto carina, è un manga, però l'idea di base è molto carina, racconta, è ambientata in un futuro immaginario dove le gemme preziose hanno figura umana, e però essendo gemme preziose si possono rompere, sono friabili, si possono rompere facilmente, ma anche essere rimesse insieme. I seleniti, invece, che sono una popolazione che vivono sulla Luna, le cacciano per farne appunto oggetti preziosi. Quindi di base l'idea è molto carina. Il protagonista è Foss, che è una gemma preziosa particolarmente debole, che vorrebbe combattere, ma che ovviamente, combattere per la propria salvezza e della sua specie, ma che ovviamente è troppo debole, troppo fragile per poterlo fare. Dopodiché, basta, ci ho capito. Innanzitutto è una preview ed è tutto spiegone. Oddio, io gli spiegoni non ce la faccio. Altro problema, malgrado sono tutti spiegoni, io non ho capito niente di che cosa parla questo volume. E poi sarà che io ho un problema con questo genere di disegni. Io questi disegni non li ho capiti. Cioè, no, non capivo che succedeva, non riuscivo a distinguere un personaggio dall'altro. È stata una lettura faticosa, cioè veramente una lettura su poche pagine, ma è stata una lettura faticosa, faticosa. Non riuscivo proprio a decifrare quello che stavo leggendo. Io non so, se voi l'avete letto, avete un'opinione differente dalla mia, scrivetemelo sotto nell'info box, sicuramente non è una lettura che consiglio, a meno che non siete grandi amanti di fan del manga e leggete veramente la qualsiasi. Perché niente, a me, devo dire, non è piaciuto.
il volume che esce, ripeto, il volume 1 che esce e che trovate in commercio è bellissimo, però secondo me la bellezza del volume estetica non riesce, no, non può compensare la mancanza di tutto quello che c'è dentro, per cui per me è stato veramente un no. Queste sono le letture di giugno, anche oggi ho fatto un video lunghissimo, ahimè, perdonatevi, però siamo alla fine, finalmente. Invece fatemi sapere voi che cosa avete letto a giugno, soprattutto se quello che avete letto vi è piaciuto, scrivetemelo lasciando un commentino giù nell'info box, scrivetemi anche se avete letto alcune delle cose che ho letto io e se vi sono piaciute oppure no, o se magari vi ho incuriosito per alcune letture future. Ad ogni modo, io se vi va vi invito di iscrivervi al canale, intanto auguro buona lettura a voi, buona lettura a me e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!